Buonasera e ben ritrovati a Dido in diretta dagli studi di Noi TV. Questa sera il nostro ospite è il sindaco di Lucca, Alessandro Tambellini. Lo vedete già sul nostro schermo in collegamento dalla sua abitazione. Buonasera sindaco e grazie di essere nostro ospite. Buonasera a voi e a voi il grazie per darmi questa opportunità. E ringrazio anche tutti i telespettatori che sono stasera presenti sugli schermi per poterci ascoltare. E vi ricordo ai telespettatori che c'è la possibilità di inviare domande o commenti tramite SMS o WhatsApp al numero che vedete in sovraimpressione. Sindaco, iniziamo il nostro appuntamento con delle immagini che abbiamo girato proprio poco fa in centro storico a Lucca e sono le immagini dell'accensione delle luci di Natale in città. Un Natale assolutamente particolare, quello che si prospetta ovviamente perché siamo nel bel mezzo dell'emergenza sanitaria. Ecco qua le immagini, qui siamo in piazza San Michele, poi vedremo il Fillungo e piazza dell'Anfiteatro. Intanto, sindaco, le piacciono queste luci? Le luci sono come potevamo quest'anno. Il Comune ha messo una cifra consistente perché abbiamo contribuito con circa 100.000 euro, perché non volevamo che le luci mancassero. Non dimentichiamo che la luce non è solo una decorazione, la luce è anche un elemento simbolico. Quindi in un tempo complicato e difficile come questo, non volevamo che mancassero le luci per Natale, anche perché in relazione all'evoluzione proprio dell'epidemia, che poi ricorderemo, avremo modo di ricordare nel corso della trasmissione, presumiamo che per Natale qualche rallentamento del grado di infettività possa esserci e per cui qualche possibilità in più di togliere le restrizioni che oggi incombono anche sulla nostra città come sulla Toscana, beh, qualche possibilità in più potrebbe esserci. Quindi le luci hanno questo aspetto non solo di allegria generale per poter risollevarci da un momento davvero complesso, ma hanno anche un valore simbolico perché la luce è un indizio preciso, la luce ha anche un carattere di per sé religioso, non dimentichiamolo. E il Natale, nella nostra configurazione culturale e spirituale, ha anche questo aspetto che non va dimenticato, per cui volevamo che le luci ci fossero anche quest'anno. Come giusto, perché la vita non finisce, perché la vita continua, questo è un segno di continuità della vita, questo è un segno di prospettiva che abbiamo voluto mantenere. E soprattutto questo deve essere un segno di unità di una comunità, perché momenti come questi si affrontano solo attraverso la collaborazione di tutti. Sono stato molto contento perché in Consiglio Comunale anche le opposizioni hanno dato una mano nel definire il sistema degli aiuti possibili alle imprese nel penultimo consiglio, e per me è stato un motivo di alta soddisfazione. Tornando alle luci, ricordiamo ovviamente che c'è stata una forte partecipazione dei commercianti in centro storico a Lucca. Ricordiamo le polemiche dell'anno scorso in cui ci furono poche adesioni, quest'anno c'è stata un'adesione di massa da parte dei commercianti, è calata anche la quota di partecipazione a questa iniziativa. Insomma, il periodo d'emergenza ha portato a una maggiore unità e collaborazione. E le giro subito una domanda che ci arriva da un nostro telespettatore, Antonio, che ci dice: percorrendo il Fillungo all'ora dello struscio sembra di essere in un pomeriggio normale. Gruppetti di ragazzi abbracciati, tanti senza mascherina perché fumano o telefonano, bar aperti con la fila davanti a prezzi maggiorati per il bicchierino di carta. Negozi di occhiali, di calzature di intimo, biciclette e così via aperti. Le sembra giusto anche verso i commercianti pochi regolarmente chiusi? C'è da dire che anche quelli aperti sono regolarmente aperti e che una volta dettate le regole poi bisogna rispettarle. Chi fa questa domanda dovrebbe sapere che si risponde a delle regole, rispondiamo a delle regole che non sono tra l'altro regole fatte da noi, perché non sono regole disposte da noi, ma sono regole che vengono disposte da autorità superiori. In particolare sono i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri che hanno dato degli indirizzi che poi siamo tenuti a seguire, quindi non è che
il senso del giusto o dell'ingiusto lo abbiamo creato noi. Noi semplicemente cerchiamo di applicare le regole così come dobbiamo, perché c'è una autorità che è superiore alla nostra che ha deciso questo. Per quanto ci riguarda, faccio notare che i comportamenti impropri, laddove esistono, se scoperti, debbono essere puniti. Ognuno di noi è tenuto a osservare i comportamenti che sono necessari per affrontare questo periodo. Se il grado di infezione scende, come di fatto sta scendendo, se volete ne parlo subito di questo, oppure volete fare l'argomento successivo, se il grado di infettività è sceso in forza di imposizioni, di comportamenti che dobbiamo mantenere. C'è stata appunto un'imposizione, perché ciò che è avvenuto attraverso un restringimento forte della possibilità di muoverci, della possibilità di avere scambi, della possibilità di avere relazione con gli altri. Però oggi siamo a numero di infettati molto più basso di 15 giorni fa, e soprattutto le informazioni che ho dall'ospedale, ho informazioni, posso dire, quotidiane, mi dicono che l'ospedale, se non è tornato a una condizione di normalità, tuttavia ha delle possibilità in più di ciò che potevamo pensare una dozzina di giorni fa, quando anche da noi si potevano prefigurarsi in prospettiva delle situazioni di emergenza molto serie, molto gravi, come abbiamo visto essersi verificate in altre città. Quindi i risultati che si sono ottenuti tramite comportamenti di un certo genere, cioè comportamenti che possiamo definire corretti per affrontare il momento particolare. L'uso della mascherina anche all'aperto, perché anche all'aperto il rischio diventa minore con l'uso di uno strumento protettivo come quello. Mantenere le distanze, disinfettarsi spesso, non accalcarsi, non creare gruppi di persone che vivono troppo stretto a contatto, soprattutto nei negozi, nelle strade, eccetera. Questo ci porta a riscontrare i valori positivi di oggi. È naturale, il virus cammina sulle nostre gambe, dipende da noi. Abbiamo passato un'estate ballerina, nel vero senso della parola, in molti luoghi si è andati allegramente in discoteca, e oggi forse scontiamo proprio quei comportamenti impropri che abbiamo mantenuto durante un'estate, quando si è ritenuto che tutto fosse passato. Non è così. Questa è la seconda ondata, un'ondata complessa che ha fatto del male a molte persone, e parecchie ne ho conosciute anch'io personalmente, ripeto, direttamente, per cui credo che la responsabilità dei nostri comportamenti ci debba soprattutto essere per gli altri, perché possiamo danneggiare gli altri intensamente, oltre che ovviamente per noi. Ma è il problema appunto che la disattenzione nostra può nuocere gravemente ad altre persone. Bene, se noi siamo stati capaci di resistere anche dal punto di vista sanitario, ancora prendo un brevissimo spazio per ringraziare tutti coloro che sono impegnati, dai sanitari, ripeto, medici, infermieri, altro personale della sanità, fino ai volontari, perché certe casistiche senza l'aiuto dei volontari non si sarebbero risolte. Beh, se tutto questo è successo senza andare in un'altissima crisi, bene, lo dobbiamo anche al fatto che la struttura sanitaria ha retto, ma che i comportamenti sono stati adeguati o più adeguati in questo momento. E io richiamo ancora al fatto che non bisogna abbassare l'attenzione, bisogna mantenere comportamenti indicati, quelli che sono stati indicati, da parte del Comune di Lucca, oltretutto in collaborazione con la Fondazione Topino, abbiamo messo insieme, lo spiegavo prima in una diretta Facebook, anche un servizio di sostegno psicologico alle persone, perché sappiamo benissimo che tutto questo è indice anche molto spesso di istanze depressive nelle persone, per cui abbiamo dato vita anche a una realtà di questo genere, di cui è responsabile il dottor Marchi. Ebbene, facciamo di tutto, ma cerchiamo di far di tutto con le persone che sanno quali sono i comportamenti che debbono mantenere. Questo mi preme ripetere. Oltretutto ricordo che questa è la settimana contro la violenza sulla donna,
La settimana del fiocco bianco, ne abbiamo parlato molto, è un fatto di carattere educativo, è un fatto di crescita culturale, eliminare determinati comportamenti. Anche su questi aspetti ci sono delle indicazioni per cui non ci si deve sentire soli in determinati momenti, o sole, meglio dire, per le donne che subiscono violenza, debbono sapere a chi rivolgersi. Ho diffuso oggi numeri per poter contattare chi può dare una mano. Ebbene, ad esempio, il Centro Luna è uno di questi. Ebbene, c'è da lavorare molto anche in questa direzione, perché le condizioni derivate dalla pandemia hanno di fatto incrementato poi situazioni di rischio proprio anche all'interno delle famiglie. Bene, rilanciamo queste sue due notizie che ci ha dato, quindi sostegno psicologico nell'emergenza sanitaria, a rivolgersi alla Fondazione Tobino, che quindi ha lanciato un servizio del genere, l'Associazione Luna, ma ce ne sono anche altre per chi vuole denunciare episodi di violenza di genere. Allora, ci dobbiamo interrompere un breve istante di pubblicità, poi torniamo, ci sono ovviamente già delle domande su vari argomenti da parte dei nostri telespettatori, e poi torneremo a affrontare ancora la questione dell'emergenza sanitaria dal punto di vista del futuro utilizzo del campo di Marte. A tra poco. Di nuovo in diretta con il sindaco di Lucca, Alessandro Tambellini. Prima di riprendere la nostra conversazione, guardiamo qualche immagine, l'abbiamo già vista ieri anche nel TG Noi, dell'hotel Universo, così era conosciuto a Lucca fino ad ora, e adesso si chiamerà Hotel Grand Universe Lucca. E riapre i battenti dopo una lunga ristrutturazione. Lunedì prossimo è stato ristrutturato dal gruppo Marcucci e dalla Schoener Italia. Allora, un albergo, un hotel poi di lusso che riapre in questo periodo fa veramente notizia, sindaco. È una bella spinta per la città. È una bella spinta e una bella prospettiva, perché questo è un hotel di alto livello, perfettamente arredato, con delle camere tra l'altro magnifiche, con delle vedute sul Palazzo Ducale, su Piazza Grande, sul Teatro del Giglio. Poi c'è un piccolo spazio in alto sul tetto che consente una vista della città molto 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 bella. Quello che vedete ora qui è un muro di origine romana con delle aggiunte poi medievali. L'hotel Universo è un hotel che rende prestigio alla nostra città, ma mi permetta di ricordare anche le polemiche a suo tempo avanzate riguardo alle azioni nostre del Comune sull'Hotel Universo. Mi permetta ancora di dire che quelle polemiche erano del tutto campate per aria, non tanto perché ciò che il Comune ha compiuto è stato compiuto così come si deve, ma anche perché un oggetto, cioè una struttura di quel genere, fa parte del patrimonio della città. Ricordate la celebre battuta che disse il proprietario dell'albergo quando ospitò i re d'Italia e si presentò dicendo: "Buongiorno maestà, sono il padrone dell'universo." E il re gli rispose: "Scusi tanto, io sono semplicemente re d'Italia, abbiate pazienza." Per cui questo è un albergo di lunga storia, ha fatto la storia della nostra città per il fatto che è esistito proprio, è esistito con le connotazioni che abbiamo conosciuto. Oggi è un albergo che viene recuperato, ha dietro una catena importante, molto fidelizzata, perché i clienti storici di questa catena tendono a muoversi sempre negli alberghi di quella impostazione, per cui questo, ripeto, non è soltanto un bene privato, è un bene privato che ha una grande valenza pubblica. Abbiamo superato le polemiche del passato, siamo contenti che l'Hotel Universo sia stato ricostruito in questa maniera splendida con cui oggi lo vediamo, e potrà non portare altro che bene alla città nella sua interezza, per il prestigio che riuscirà a sicuramente imporre a livello internazionale. Intanto l'apertura prevista per
la settimana prossima, è un segno di grande prospettiva per Lucca. È stato un investimento importante, sicuramente, e questo però, ripeto, è il segno che la città è proiettata in avanti, che è proiettata verso gli anni che verranno, con tutto ciò che quegli anni avranno al loro interno, perché il tempo deve essere poi riempito di contenuti e può essere riempito di contenuti solo in forza di una programmazione significativa per quanto riguarda la vita culturale della nostra città, oltre che... E abbiamo qualche problema sul collegamento con il sindaco Tambellini, vediamo di rimediare il prima possibile, pare che sia appunto caduta la linea attraverso la quale eravamo collegati, vediamo di ripristinarla il prima possibile, ovviamente sono inconvenienti che possono capitare in queste occasioni, cioè quando si fanno collegamenti che non possono essere completamente sotto controllo della nostra emittente. Stiamo cercando di ripristinare il prima possibile, non so se dalla regenta... Intanto andiamo allora in pubblicità e vediamo di ripristinare al nostro ritorno il collegamento con il sindaco Alessandro Tambellini. A tra pochissimo. Collegamento con il sindaco Tambellini, ho detto può capitare ovviamente quando si lavora con questo tipo di collegamenti. Allora sindaco, intanto mi sente? Sì, la sento molto bene. Perfetto, allora ripartirei facendo alcune delle domande che nel frattempo ci sono arrivate, poi parleremo della questione Campo di Marte. Con la prima domanda dei telespettatori andiamo in zona San Concordio. Vorrei sapere, ci chiede questo telespettatore, se prendete provvedimenti riguardo alla grossa mole di traffico, in particolare quello pesante, specialmente in via Consania e via Squaglia, oltretutto causa anche di un forte inquinamento acustico e ambientale. Cordiali saluti, Massimo Sonetti. Una zona di passaggio, sembra di capire, per quanto riguarda il traffico. È una anche zona pesante di passaggio verso la zona di Mugnano, perché la zona di passaggio è questa. Siamo su delle possibilità reali che saranno... Bisogna vedere quanto tempo ci vorrà a realizzare l'industriale di Mugnano, è stata costruita lì, in quel luogo, mi spiego? Quindi ci sono delle forme che purtroppo oggi esistono e non so quali provvedimenti si possono e abbiamo qualche problema, prego. Abbiamo qualche strappo nell'audio del sindaco, vediamo se Io mi sento molto. Abbiamo qualche problema, vediamo se possiamo riprendere, se no magari studiamo un tipo di collegamento telefonico. Le segnalano il marciapiede dissestato accanto a Viale Luporini e Via Pascoli, dove non si riesce a passare a piedi, in bici, con la sedia a rotelle e con i passeggini per i bambini. Speriamo che lei possa farci qualcosa, un gruppo di cittadini lucchesi. Viale Luporini, questo dovrebbe essere oggetto di un intervento importante al quale stiamo partecipando come bando, quindi la possibilità di rifare quell'ambito è una possibilità molto reale, quindi spero e mi auguro che nell'arco di un tempo ragionevole quel sistema possa essere interamente ricomposto anche con la presenza, fosse possibile, di una pista ciclabile. Poi facciamo una terza domanda, sono Simone da Lucca, volevo domandarle se magari si potesse avere più controlli in città, soprattutto in via Fillungo e zona Piazza del Carmine, riguardo alcuni schiamazzi in orario dopo le 22. Tra l'altro ricordiamo che c'è anche il coprifuoco ovviamente in questo periodo. Certo, il coprifuoco, cioè, sappiamo benissimo che dalle 22 in poi non si può girare, quindi... Non capisco come questi schiamazzi ci possono essere.
avviserò comunque fin da domattina la Polizia Municipale. Poi è chiaro che in momenti come questi soltanto il coordinamento delle forze dell'ordine può evitare determinate situazioni. Come avete visto sugli schiamazzi notturni siamo abbastanza attenti, quindi dovremmo mettere ordine in via più lungo anche a questo problema che il telespettatore e il cittadino mi presenta. Allora, andiamo adesso sulla questione campo di Marte. Abbiamo prima parlato dell'emergenza sanitaria in atto, ci sono dati in miglioramento, però sono ancora dati numericamente consistenti anche oggi a livello toscano e a livello nazionale. Andiamo verso una discesa, però una discesa lenta, quindi diciamo che siamo sempre in piena emergenza tutto sommato, però si guarda già anche al futuro, al superamento di questa emergenza. In questo senso si rientra anche la questione del campo di Marte, l'ex ospedale di Lucca, dove sono in fase di allestimento circa 150 posti letto per le cure ai contagiati da Covid. Ora, la questione importante è che il presidente della regione, Giani, ha detto chiaramente che questa parte del campo di Marte, questi letti, rimarranno anche dopo l'emergenza. Quindi ha dato una svolta significativa a quello che è il futuro utilizzo di una consistente parte di questa zona su cui negli ultimi anni si era parlato molto. Sindaco, che cosa ne pensa di questa affermazione e come vede a questo punto il futuro di quest'area? Ma guardi, quello è il blocco A. Il blocco A è stato fino ad ora inutilizzato e ora viene riutilizzato per sostenere l'emergenza delle cure termiche. Tra l'altro ricordo che ci sono oltre questi anche altri posti di cure intermedie che furono all'epoca, mi riferisco al mese di aprile, furono ordinati dal presidente Rossi, il presidente di allora. Sul campo di Marte si sono dette tantissime cose fin dal momento della costruzione dell'ospedale San Luca. L'ospedale San Luca, sappiamo le ragioni per cui è stato costruito, il campo di Marte è rimasto un luogo ampiamente in uso per la sanità, perché tutti i comparti del campo di Marte, escluso il padiglione A, sono stati finora usati per la sanità. Ed è stato un lavoro molto paziente, quando si riteneva, anche in ragione della costruzione del nuovo ospedale, che il campo di Marte dovesse essere usato per altre cose, si era parlato addirittura della questura, si era parlato di altre situazioni, se vi ricordate ci sono state molte indicazioni per il campo di Marte. Bene, allora noi con un lavoro molto paziente, molto silenzioso, ma costante, abbiamo cercato di mantenere il campo di Marte nella dimensione di cittadella della salute, quella di cui si parlava in origine, che poi fu dimenticata come orientamento, e lentamente, progressivamente, siamo riusciti a mantenere il campo di Marte nella dimensione sanitaria e sociosanitaria. Voglio ricordare un aspetto: questa emergenza ha fatto apparire una debolezza del sistema sanitario, la debolezza dell'ambito territoriale, della sanità territoriale. Perché se avessimo avuto la sanità territoriale più forte, senza puntare tutto e comunque sulla sanità ospedaliera, probabilmente avremmo avuto forme di tracciamento superiori, avremmo avuto un presidio degli ambiti locali più marcato, con un'attenzione quindi più forte ai nuclei di infezione che poi si sono propagati. Siccome alcune regioni, la Lombardia tra le prime, l'esperienza insegna in questo senso, siccome alcune regioni hanno ritenuto di dover tutto puntare sulla sanità ospedaliera, con ospedali anche di altissimo profilo, ma non basta l'ospedale soltanto, perché non si può comunque afferrire sempre e comunque all'ospedale. La sanità territoriale fa da filtro, deve fare da filtro.
perché non può il pronto soccorso sopperire universalmente a tutte le necessità. Quindi noi puntiamo da tempo sul rafforzamento della sanità territoriale, siamo la zona, quindi il comparto che ha il maggior numero di unità di cure intermedie. Bene, allora questa prospettiva che si attualizza oggi con il Covid deve diventare una prospettiva del domani. Si era parlato di usare questo padiglione anche per attività di recupero motorio, per esempio, che potrebbero essere una delle esperienze del domani. Chiaro che un padiglione come questo, se vorrà essere recuperato per finalità ospedaliere, andrà messo a posto per quanto riguarda la SIDI, perché ci sono delle regole precise. Questo è un padiglione costruito in tempi in cui la difesa dai terremoti era ancora secondo gli schemi del tempo. Oggi noi sappiamo che l'adeguamento alle attività sismiche, cioè ai pericoli della sismicità, è un adeguamento necessario. Sebbene Lucca sia in classe 3 per quanto riguarda il potenziale sismico, però andrà adeguato ovviamente, perché altrimenti non può essere ospedale. Il fatto che si costruiscano oggi i presupposti per 150 letti ci deve dare tuttavia prospettive per il futuro. Allora, quando si parlava di far acquistare al comune questa parte, perché molti fantasiosi che oggi sono silenti, almeno in parte, bene, vi ricordate quando c'era l'ordine del giorno perché il comune acquistasse questo padiglione, eccetera? No, questo padiglione è rimasto all'ASL, che lo utilizza nel momento del bisogno, con la prospettiva poi di farne una struttura completa che possa valere anche per il futuro, per le indicazioni che potranno essere date sul futuro. Il resto funziona, questo era l'ultimo padiglione rimasto inutilizzato, ora grazie, attenzione, non tanto grazie, ma in forza dell'emergenza Covid viene recuperato con la prospettiva di valere anche per il futuro. Questo è il dato di fatto. Così come può valere? Può valere, per esempio, nel settore riabilitativo, nel settore delle cure intermedie, in tutti quegli ambiti che sono di supporto alla sanità ospedaliera. Perché è necessario, ripeto, che la sanità territoriale costituisca, insieme ai medici di famiglia, insieme ai federati di libera scelta, insieme a tutte le altre strutture, costituisca quel filtro utile per la pre-ospedalizzazione e per la post-ospedalizzazione. Questo è l'elemento di fondo su cui mi sento di puntare l'attenzione. Mi spiego? Ecco, allora, con un lavoro, ripeto, non roboante, ma molto silenzioso e costante, siamo riusciti a far sì che l'ospedale San Luca sia interamente pagato a questo punto, pertanto può andare per conto proprio senza bisogno di riconversioni complesse, e siamo riusciti a fare in modo, insieme ad altri, insieme ovviamente alla Regione, in questo caso abbiamo avuto la collaborazione del neo assessore ai lavori pubblici Stefano Baccelli, lucchese, siamo riusciti a fare in maniera che la prospettiva per questo padiglione, il padiglione A del Campo di Marte, si riapra validamente. Allora, chiuso argomento Campo di Marte, riandiamo di nuovo sui messaggi. Le leggo questo: vorrei dire al nostro sindaco che è una grande persona, buona dentro e consapevole delle difficoltà che stiamo attraversando. Continua così il tuo mandato, Lucca deve vivere e insieme ce la faremo. Alessandro, sei per noi uno spiraglio di luce, grazie sindaco. E questo messaggio arriva da Aurora. Bene, ringrazio Aurora della fiducia, questo è un ruolo di servizio alla comunità, bisogna sempre intenderlo così, non si deve capire il ruolo del sindaco per essere proiettati chissà dove e chissà come. Il ruolo del sindaco è un ruolo di servizio alla comunità, nell'onestà dei comportamenti, nella verità, perché c'è un altro aspetto importante e ci preme questo elemento, sempre e comunque. Chiaro che si agisce con le possibilità che abbiamo, se poi la popolazione trova un riscontro nell'azione di una giunta, nell'azione di un gruppo di persone che è stata per questo eletta, per questa scelta,
Bene, è un motivo davvero notevole di soddisfazione per cui mi sento di ringraziare loro. Allora, questo telespettatore ci fa una domanda che viene fatta periodicamente nei nostri appuntamenti o con lei o con il presidente della provincia Menesini. Ci sono novità sulla costruzione del nuovo ponte a Monte San Quirico? Grazie. Ci sono novità, le novità, come sempre accade nel nostro paese, il momento in cui si decide di fare una cosa, di costruire un qualcosa, e il momento della realizzazione sono due estremi di un tempo lunghissimo. Il nuovo ponte risale come idea al 2011, ancora non siamo partiti. C'è stato un ultimo problema che riguarda l'esproprio delle aree utili per la costruzione del ponte. Mi sembra che questo problema sia stato validamente risolto negli ultimi tempi dalla collaborazione tra la provincia e il comune. Ragionevolmente credo che si possa andare a gara per l'assegnazione dei lavori e che i lavori possano partire entro il 2021, spero entro l'autunno del 2021. Nel contempo, e anche questa è una soluzione che si è rafforzata dalla collaborazione con la Regione, ne abbiamo parlato con l'assessore Stefano Baccelli anche di recente, nel contempo stiamo progettando l'asse suburbano perché costruire il nuovo ponte senza l'asse suburbano diventerebbe qualcosa di manchevole, perché l'asse suburbano, ovvero il collegamento col nuovo ponte, con la via del Brennero, ma anche con la zona dell'ospedale, è del tutto necessario per dare respiro all'ambito che con questo si crea. Naturalmente Respiro va verso la parte est del territorio del comune perché lì è collocato ad esempio l'ospedale, perché in prospettiva poi ci può essere la revisione delle criticità degli assi viari e quindi la soluzione anche di questa grossa infrastruttura di cui si parla da oltre 20 anni e che spero possa essere giunta anche questa, se non alla conclusione, almeno alle fasi di ultima discussione. Per cui il nuovo ponte diventa un momento essenziale, raccoglie tutta la Val Freddana, raccoglie pertanto un comprensorio ampio e lo collega con la zona est della città. L'asse suburbano sarà il completamento di un insieme infrastrutturale che darà finalmente al territorio lucchese, insieme all'asse nord-sud, ricordo che non è opera affatto trascorsa, che voglio qui ricordare, che darà una nuova fisionomia al transito nella città. Un transito, tuttavia, che dobbiamo guardare in prospettiva, perché in prospettiva non ci muoveremo più con i veicoli di oggi. Non so se avete visto che abbiamo, metto tra virgolette, acquistato nuovi veicoli per la mobilità collettiva, cioè il trasporto pubblico, e si tratterà di veicoli elettrici anche, per cui è da ritenere che di qui ai prossimi 10 anni il sistema della movimentazione con i mezzi si sia modificato, si modificherà anzi. Pardon. Per cui non avremo più le forme di inquinamento attuali, ma avremo sicuramente sistemi più sicuri dal punto di vista dell'impatto ambientale. Quindi ricordo anche questi passaggi. Poi l'altro passaggio importante per noi sarà il raddoppio della ferrovia, il completamento del raddoppio della ferrovia, un completamento che oggi si è fermato su Serra Valle. Anche da questo punto di vista abbiamo preso interlocuzione con l'assessore Stefano Baccelli perché faremo un sopralluogo dei cantieri per capire com'è possibile superare i rallentamenti attuali e arrivare poi anche alla stazione di Lucca, quando Lucca e Firenze potranno essere unite da un percorso ferroviario che impiegherà un tempo di 50 minuti. Bene, io penso che i rapporti con la città capoluogo di regione e noi saranno molto molto migliorati. In quel senso va anche il trasferimento del terminal bus che attualmente è in Piazza Verdi verso la stazione, e noi stiamo trattando in fase ultimativa con Ferrovie dello Stato l'acquisto dell'ex scalo merci per
per trasportare lì appunto il terminal bus. Allora, dobbiamo andare per l'ultima volta in pubblicità e ci ritroviamo tra pochissimi istanti e parleremo di un tema molto caldo in questo momento, che è quello della ex manifattura. Ne parleremo ovviamente col sindaco Tambellini. A tra poco. Di nuovo in collegamento con il sindaco di Lucca, Alessandro Tambellini. Prima di introdurre il tema della manifattura, le giro questa domanda. È possibile, signor sindaco, che un gruppo minoritario di cittadini, sicuramente non rappresentativo del quartiere di San Concordia, lo tenga in ostaggio, impedendo, rallentando tutti i lavori rivolti alla valorizzazione del quartiere, vedi in particolare l'area ex Gesam? Grazie. Immagino che questo telespettatore si riferisca al comitato cittadino di San Concordio in questi termini. Lei che cosa risponde, sindaco? Sa, questo è un mondo in cui chi più urla più è visto, più si fa sentire, ma come avete constatato noi siamo molto determinati ad andare avanti, perché quell'area ex Gesam nella fattispecie è un'area che deve essere recuperata. Tra l'altro, chi dice del porto, dell'ex porto della Formica, ammesso che qualcosa dell'ex porto esista ancora, bene, noi lì costruiremo un edificio utile per il quartiere, di cui già sappiamo l'utilizzo, peraltro, perché ci sono delle richieste già avanzate da questo punto di vista, e ovviamente quello può diventare l'inizio di un prossimo futuro scavo, nel caso che qualcuno voglia tentare, nel caso che si dimostri con degli accertamenti, con delle prove opportune, con delle perforazioni opportune, che c'è evidentemente qualcosa da scavare, perché l'edificio che costruiremo non è in nessun modo agguastare l'area del porto. L'edificio grava esclusivamente sullo scavo che è stato fatto a suo tempo per la costruzione del famoso steccone. Quindi questo mi preme dire. Non ci sono interconnessioni con l'area del porto della Provincia. Il nuovo edificio, quello che si va alla cosiddetta piazza coperta, bene, sarà un luogo per il quartiere di San Concordio. Quell'edificio che costruiremo per il quartiere sarà il punto, può essere il punto di partenza, il museo, l'approdo finale degli oggetti che si troveranno per quanto attiene al porto della Formica, perché non ci sarà alcuna connessione tra quello che faremo e l'area del porto, che ricordo tuttavia deve essere bonificata, perché è un'area sulla quale è insistito il lavoro della vecchia produzione del gas. Come sapete, la vecchia produzione del gas avveniva attraverso la trasformazione del carbone in gas, e quella è un'area che ha un tasso di inquinamento del terreno significativo, che dovrà essere bonificata a cura dell'inquinatore, per cui c'è una tensione ancora tra comune, Gesam e l'inquinatore, che una volta si ragionava di un'azienda che lavorava su Lucca, un'azienda di carattere nazionale, per cui c'è una vertenza di questo genere che dovrà essere sciolta. Quando l'area sarà bonificata si potrà decidere come utilizzarla, ovviamente, ma sarà un problema della prossima giunta, evidentemente. A me preme dire comunque che non c'è alcun danno all'eventuale scavo del porto della Formica, quindi a tutte le indagini archeologiche che si vorranno fare, perché l'edificio, cioè il nostro intervento, verte soltanto sul parcheggio interrato che si era costruito a suo tempo per lo steccone. Questo mi preme dirlo, così come per quanto riguarda gli altri interventi, quando si sono visti finiti e conclusi, e alcuni lo sono già, non credo che si tratti di interventi di cui si possa dire qualcosa in termini critici. Ovviamente gli errori sono sempre possibili, perché quando si fa si può anche sbagliare, e nessuno di noi è onnipotente, nessuno di noi è esente dalla possibilità di errore. Però quando si agisce con molta buona fede, quando si agisce per
rimettere a posto alcune zone significative. Per esempio, quando si parla di piazzale Aldo Moro, bisogna parlare di un luogo che è stato risistemato per quanto riguarda le acque bianche, perché il sistema delle acque bianche qui non esisteva e c'erano sempre problemi in tal senso. Ebbene, il piazzale Aldo Moro è stato rifatto con quella prospettiva. Poi, quando si discute del verde, guardate che a regime il verde che sarà inserito nei vari contesti sarà superiore a quello che attualmente si trova, in tutti i sensi. Il verde, poi il verde, le alberature, come tutto ciò che vive, e mi permetto di dire questo perché noi tutti abbiamo costante esperienza che quello che vive poi finisce anche, ebbene le alberature, se si rinnovano, abbiamo possibilità di averle sempre. Se si ritiene di dover lasciare le alberature perenni, poi alcune probabilmente resisteranno. La famosa quercia di San Martino in Colle penso che abbia centinaia e centinaia di anni, penso Massa Rosa c'è un olivo millenario, però attenzione perché poi le alberature se si rinnovano esistono sempre, se non si rinnovano si perderanno. Sindaco, abbiamo pochi minuti, le chiedo risposte molto sintetiche. Questione manifattura, c'è una domanda, vorrei sapere dal signor Sindaco se ha mai preso in considerazione di proporre un museo storico sulla nostra ex manifattura al suo interno. Una domanda che comunque ci porta sulla questione manifattura, vede questa grafica manifattura quale futuro che abbiamo fatto comparire sul nostro schermo. Le chiedo, prima di rispondere a questa domanda, se mi dice in maniera abbastanza secca se la convince la nuova proposta di Coima e Fondazione sul recupero della manifattura sud. Dunque, è una proposta sicuramente interessante. La manifattura nord, vado in termini molto sintetici, è una manifattura della cultura, oltre che dei servizi del comune. Perché nella manifattura nord troveranno posto un'università, campus, troverà posto la sovrintendenza con i suoi archivi, troveranno posto strutture del comune, troverà posto l'Expo del fumetto e altre iniziative di carattere culturale. Tra l'altro, nella nostra parte nord sarà interessante anche, oppure nella sud, sarà interessante ricordare anche il lavoro che qui si svolgeva. D'accordo? La proposta Coima è una proposta interessante perché, ripeto, prevede varie attività, prevede del produttivo di nuovissima generazione, la formazione di una fabbrica del XXI secolo, tanto per intenderci, insieme ad altre situazioni. Quindi questo per me è un fatto di grande prospettiva, perché avere all'interno della manifattura sud un polo tecnologico ad alta tecnologia di grandissima rilevanza per me è importante per l'intera città, perché se qui tornano a lavorare 300 o 400 persone, questo costituisce un volano per tutto il centro storico e per tutto il comprensorio lucchese, oltretutto con una fattispecie che, ripeto, farà di Lucca un punto di riferimento. Per quanto riguarda il museo, ricordo che il museo sulla storia della città deve essere in Palazzo Guinigi, perché anche Palazzo Guinigi è una struttura da recuperare e stiamo lavorando in quel senso da tempo e speriamo di poter portare a compimento l'organizzazione del primo piano di Palazzo Guinigi, che vorremmo poi al secondo piano come polo espositivo in collaborazione con altre realtà importanti dal punto di vista culturale della nostra città, mi riferisco nella fattispecie per esempio la Fondazione Raggiani. Avremmo la pretesa di avere una sorta di polo espositivo importante, come è sorto anche in città vicino alla nostra, ma come è sorto a Ferrara, come è sorto a Rimini, come è sorto in altri luoghi, a Treviso, oppure addirittura a Forlì, penso al convento di San Domenico. Ebbene, Lucca può diventare questo, ci sono altri spazi dedicati, la Torre Guinigi, tra l'altro, è un grande volano per un polo espositivo in Palazzo Guinigi. Per quanto riguarda le istanze museali, voglio ricordare che i musei si possono anche aprire, poi vanno mantenuti. E se un museo non ha un'affluenza utile per il suo mantenimento, fa presto a perdere qualche centinaio di migliaia di euro all'anno. E sono centinaia di migliaia di euro che poi, nel caso di perdita, si riversano sulla spesa corrente del comune. La spesa corrente del comune è spesa che serve anche per il sociale. Anzi, la spesa del sociale è quella che corre davvero al galoppo. Mi spiego, per cui dobbiamo sempre immaginare funzioni che si autosostengono, che si possano automantenere, in quanto il comune non è una cornucopia infinita da cui possono uscire
quattrini in quantità, chissà come e chissà quanto. Il comune ha i suoi conti, ha il suo sistema di raccolta del denaro attraverso le tassazioni locali. Bisogna stare attenti a come si spendono i quattrini, ma funzionalmente quando si recuperano degli edifici importanti, e ne abbiamo anche altri da recuperare, ripeto, bisogna sempre che il recupero possa indicare delle funzioni che si automantengono e si autosostengono. Per cui sulla manifattura le fantasie, come spesso ne sento, le fantasie mi sembra che debbano essere fortemente discusse. Sindaco, io sono pronto a farlo in qualunque momento nella piena chiarezza. Sindaco, ma se domani questa proposta arrivasse in Consiglio Comunale, lei sarebbe favorevole a farla passare in sostanza? Per lei si può chiudere qui? Se la proposta arriva in Consiglio Comunale, la proposta a mio parere si approva, se arriva in Consiglio Comunale. Poi mi sembra che il fronte del no si sia molto sfrangiato negli ultimi tempi, anche perché si capisce che un investimento da 60 milioni, 70 milioni su una città di 90.000 abitanti non è poi qualcosa di trascurabile. Voglio soltanto ricordare un fatto: quando abbiamo deciso di recuperare l'ostello che richiedeva un investimento di partenza di 150.000 euro per recuperare l'ostello, cioè soltanto eliminare le parti che potevano dar luogo a incendio con vernici antincendio, bene, sull'ostello si è presentata una sola impresa di Lecco, d'accordo? E l'ostello, 150.000 euro di investimento. Quando abbiamo messo a gara il mercato del carbine, nessuno si è presentato. Ora lo rifaremo, spero, con altre prospettive, perché mi piacerebbe, prima di uscire dall'amministrazione, di poter lasciare anche con una prospettiva il mercato del carbine. Quindi è arrivato il nuovo progetto COIMA, ho detto di diffonderlo a tutti i capigruppo o a tutti i consiglieri addirittura, tanto le modalità di diffusione sono ormai online, perché tutti sappiano quello che quel progetto è. Noi da parte nostra, come comune, parleremo su quel progetto quando l'avremo osservato, studiato, perché il compito dell'amministrazione è anche di studiare e di far presto poi a dare risposte. Questo momento si astengono tutti per di giorno che hanno da far polemiche alle quali non intendiamo rispondere in questo momento, ma vogliamo rispondere con l'età. Siamo in chiusura, nel senso che il tempo a nostra disposizione è scaduto, c'erano ancora delle domande, faremo al sindaco al termine della trasmissione, magari potrà rispondere attraverso i canali social. Ringraziamo il primo cittadino di Lucca, Alessandro Tambellini, che è stato nostro ospite questa sera, grazie ancora e buon lavoro. Ringrazio voi, a disposizione quando vorrete per altre domande, magari una trasmissione dedicata interamente alle domande. Grazie ancora al sindaco, grazie ai telespettatori che ci hanno seguito, vi auguriamo ovviamente una buona serata. Grazie.